Un saluto a tutti i presenti, un ringraziamento ad Ambrogetti che ha rinnovato l'invito dello scorso anno. Il tema che affronterò oggi sarà, in termini generali, l'economia di Internet, di cui la scuola, che è ribattezzata spesso la scuola del futuro quando si parla di innovazione di Internet, è una componente fondamentale. Partiamo quindi dalla situazione infelice in cui si trova l'Italia per quanto riguarda l'innovazione e poi indirettamente anche la scuola. Un articolo di pochi giorni fa di Stella, in prima pagina sul Corriere della Sera, parlava della velocità di download e quindi di scaricamento di dati dalla rete e la nostra posizione nel mondo come velocità di download. Ci troviamo al 98esimo posto, dopo la Grecia e davanti al Kenya. In questi anni abbiamo fatto dei passi da gambero, nel 2010 eravamo al 70esimo posto. Nel dicembre del 2012 all'84esimo. Con i nostri 8,51 megabyte al secondo siamo ultimi tra i paesi del G8. Penultimo è il Canada, che però ha 3 volte la nostra velocità di download. Il turismo in Europa dipende per un quarto dal web. Questa percentuale cresce fino al 39% nel Regno Unito e in Italia scende al 17%. Il web è un creatore di posti di lavoro. In Italia sono 6 volte più degli addetti del settore della chimica, con ben 700.000 posti. Eppure, di fronte a un quadro così, stando alle bozze dello Sblocca Italia, vengono limitati gli aiuti per l'estensione della banda larga. Nell'ultimo report del World Economic Forum è stata valutata la competitività delle nazioni. È stato prodotto un rapporto che è disponibile in rete per chi lo vuole cercare. E in questo rapporto l'Italia è posizionata al 49esimo posto prima del Kazakistan e dopo la Lituania. Questo quadro è purtroppo ancora aggravato dalla banda larga nel nostro paese. Secondo l'OECD, nei paesi più industrializzati, la media della penetrazione della banda larga è del 26%, l'Italia è al 22%. Molti altri paesi hanno risultati estremamente più lusinghieri. La banda larga e lo sviluppo economico sono strettamente correlati. Per ogni 10% di incremento della banda larga è stimata una crescita dell'1,21% del prodotto interno lordo. Anche nell'ambito delle borse internazionali, negli ultimi 10 anni la crescita dei mercati legata alla rete e all'innovazione è stata esplosiva. Per il Nasdaq, il mercato tecnologico americano, la crescita è stata dell'8,72%, mentre per il Dow Jones è stata grosso modo la metà, con il 4,91%. La crescita delle prime 500 società listate è stata del 5,75%. Quindi investire in tecnologia e in innovazione non solo fa crescere il PIL, ma anche le industrie e le società, oltre a creare occupazione. Negli ultimi 10 anni si sono affacciati nel mondo della tecnologia e delle grandi imprese un po' tutte le nazioni del mondo, non soltanto quelle tradizionali degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, ma anche della Cina, del Giappone, della Russia, della stessa Argentina. Nuovi player importanti, italiani invece, non risultano all'appello. Per esporre i principali trend e i modelli a cui ispirarsi per lo sviluppo delle organizzazioni e delle società online, ho utilizzato il gioco del Monopoli, a cui molti di voi avranno giocato e probabilmente anche vinto spesso se oggi si trovano qua. Il tabellone utilizzato è quello in lingua inglese. Noi siamo abituati a quello italiano che riporta le vie e le piazze di Milano, in quanto fu importato e tradotto negli anni 30, quando il fascismo proibiva l'utilizzo di lingue straniere. Il gioco poi è stato cambiato ancora dopo la guerra perché alcune vie erano legate all'epoca del fascismo, come via del fascio. Quindi a questo punto partiamo con il gioco e andiamo alla casella di partenza, il Go. Lanciamo i dadi. E arriviamo alla prima casella, quella della disintermediazione. In Internet la disintermediazione è in sintesi l'eliminazione di intermediari senza valore aggiunto presenti in qualunque processo in una organizzazione, sia produttivo che di altra natura. Il produttore o l'erogatore di servizi si interfaccia quindi direttamente con il cliente, comprendendone i bisogni, e il cliente diventa in sostanza l'unico punto di riferimento. Le opportunità sono la riduzione dei costi legati al taglio dei processi di intermediazione inutili. Il rischio invece può essere quello della scomparsa dell'intero settore in cui si è presenti. Il caso che vi presento è quello delle poste,
in particolare con due riferimenti, le poste statunitensi, la US Postal Service, che spedivano 200 miliardi di lettere nel 2000, 13 anni dopo 160 miliardi di lettere, con una perdita di bilancio di 16 miliardi di dollari. Con questa tendenza è certa la scomparsa della posta cartacea negli Stati Uniti. In Canada hanno già anticipato il fenomeno, decidendo di non inviare più lettere cartacee entro 5 anni. Questa decisione comporta già un taglio di 8.000 impiegati all'interno delle poste canadesi. Il fenomeno è mondiale. Ogni anno il 4% della posta tradizionale diminuisce e quindi vuol dire che chi è nel settore postale deve tenerne conto, ristrutturare i suoi costi e ricavi e il suo modello di business. Altrimenti si ritroverà a non avere più un mercato di riferimento in cui vivere. Dopo aver lanciato i dadi, arriviamo alla casella della free economy, che è in sostanza come fare profitto dando qualcosa per nulla, quindi regalandolo. Alcuni modelli legati alla free economy si sono già affermati e fanno parte della nostra quotidianità per il loro grande successo. Il primo che cito è il Direct Cross Subsidy, in cui si regala al fine di creare un mercato, puntando a soddisfare la domanda conseguente. Per esempio l'uso gratuito di un'applicazione o la fruizione base di un gioco, come avviene con il gioco Angry Birds. C'è poi l'advertising support, dove la pubblicità e lo sponsorship sovvenzionano servizi informativi gratuiti o motori di ricerca come Google. Il freemium, dove un numero limitato di paganti sovvenziona tutti gli altri. Viene regalato quindi un bene o un servizio nelle sue funzionalità base e si richiede un pagamento per accedere al servizio completo. Un esempio è Flickr per la gestione delle proprie fotografie. L'ultimo è la gift economy, l'economia del dono, in cui si riceve una donazione in cambio della propria attività. È attuata online da molte società a scopo benefico, prevalentemente onlus, e da artisti indipendenti che in cambio poi pubblicano gratuitamente i loro brani musicali o altro materiale artistico in rete. L'esempio più importante è Wikipedia, l'enciclopedia online, che non fa pubblicità e vive soltanto di donazioni. Chris Anderson, divenuto famoso per La coda lunga, un libro di qualche anno fa, ha affermato che il modello del free dovrebbe essere sempre valutato in qualunque business online. Secondo Anderson esistono due economie, quella degli atomi, dove il prezzo dei beni tende ad aumentare nel tempo, con meccanismi inflattivi, e la bit economy, dove i prezzi tendono viceversa a diminuire, quindi con meccanismi deflattivi andando anche verso lo zero. Lanciamo ancora i dadi. La definizione che dà l'OECD della globalizzazione legata a Internet è la seguente. Internet sta modificando la società, facilita l'interconnettività tra le persone e l'informazione, con un impatto molto importante sulla società, economia, sull'economia e sulla cultura. In nessun altro momento della storia una comunicazione globale, l'accesso all'informazione di questa natura è stato così pervasivo. Con la globalizzazione non esistono più frontiere, Internet non ha barriere. Internet può essere considerato un mercato globale a cui chiunque abbia idee, capitali, ma soprattutto idee, può accedere immediatamente. Nella globalizzazione chi non partecipa è tagliato fuori, non si può pensare a un mercato domestico ormai, ma solo a un mercato planetario per quanto riguarda servizi e prodotti online. Un fenomeno legato alla globalizzazione è la cosiddetta aggregazione preferenziale, una delle regole della rete descritta in LinkedIn, un famoso libro del matematico Barabasi. Nel libro sostanzialmente si afferma che un nodo, ad esempio un'azienda, in funzione delle sue qualità, tende ad attrarre immediatamente altri nodi di qualità legati al mercato in un tempo molto breve, escludendo tutti gli altri nodi. Questo è avvenuto per esempio con il motore di ricerca Google. 12 anni fa i motori di ricerca erano molto diffusi. Oggi chiunque faccia una ricerca di solito si affida solo a Google, gli altri sono scomparsi. In rete il numero 2 difficilmente sopravvive solo il numero 1. Un esempio del cambiamento dovuto alla globalizzazione è la Kodak, con il confronto verso Instagram, che opera nello stesso mercato. Kodak impiegava fino a 140.000 persone, poi, dopo la bancarotta avvenuta nel febbraio 2012,
ha cessato la produzione di materiale fotografico. Instagram, che opera nello stesso settore, nel 2012 con solo 13 impiegati è stata comprata per $1 miliardo da Facebook. La globalizzazione non è delocalizzazione, quindi non è spostare un processo produttivo dove il costo del lavoro è inferiore, sostanzialmente diffondendo lo schiavismo, ma è legata a due fattori, che sono la network efficiency, cioè la capacità di creare valore aggiunto, collegandosi ad altre società per la creazione del valore complessivo del proprio servizio o del proprio prodotto in modo continuo, quindi scegliendo sempre il nodo e la società con la maggiore qualità, e poi la cosiddetta incoming equality, cioè la partecipazione di massa alla creazione del valore, come è avvenuto per i social, Facebook e Twitter, in cui il vero valore sono i contenuti di milioni di persone che ogni giorno pubblicano materiali sulle loro piattaforme. Internet sta diventando un fenomeno sempre più globale, quindi non confinato agli Stati Uniti. Questo emerge dalla crescita continua di internet user nelle nazioni più disparate. Dal 2008 al 2012 la crescita soltanto in Cina di nuovi internet user è stata di 264 milioni, in India di 88 milioni. Alla fine del 2012 la Cina aveva il doppio di internet user rispetto agli Stati Uniti. Tra le prime 15 nazioni del mondo per crescita dal 2008 al 2012 compaiono nazioni come l'Egitto e la Colombia, ma non compare l'Italia. Sempre nell'ambito della globalizzazione c'è il fenomeno emergente dei big data, quindi la continua crescita di dati disponibili per poter prendere delle decisioni di qualunque genere sui mercati o più in generale anche di natura sociale o politica. Il 90% dei dati esistenti nel mondo oggi è stato creato negli ultimi 2 anni. Nel 2020 ci saranno 50 volte più dati di quelli disponibili nel 2010. Secondo il MIT, la produttività e quindi la competitività delle società che saranno in grado di analizzare questa massa enorme di dati sarà 5 o 6 volte più grande delle società che viceversa non ne disporranno. Lanciamo nuovamente i dati. La velocità attraverso cui il mobile internet sta diffondendosi è sempre e senza precedenti nella storia della tecnologia. In questa immagine viene riportata la storia dal mainframe computing a quando si occupavano intere stanze, agli oggetti indossabili collegati alla rete che si stanno diffondendo. Il traffico mobile sul totale del traffico internet è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, dallo 0,9 del 2008 al 10 nel 2012, 19% per il 2013 e si stima il 28% per il 2014. Data la sua velocità di diffusione, se una società riesce a definire un modello di business per il mobile, che non ha nulla a che fare con i modelli di business precedenti legati al desktop e al PC, ha un immediato ritorno in termini di ROI. Se viceversa rimane fuori da questo mercato, che diventerà brevemente il mercato di riferimento in rete, potrebbe essere emarginato e non più in grado di competere. Negli Stati Uniti nel 2013, durante il giorno del ringraziamento, il 16,5% delle vendite online è stato effettuato attraverso device mobili. Lanciamo ancora una volta i dati. L'e-commerce è sostanzialmente la vendita di prodotti o servizi attraverso internet. Uno dei vantaggi dell'e-commerce è la possibilità di aprire nuovi mercati che possono essere sia domestici che esteri. Esiste il rischio però che player internazionali possano entrare in Italia con i loro prodotti e quindi fare concorrenza alle aziende italiane. Un dato legato alla crescita dell'e-commerce. Nell'ultimo Natale in Gran Bretagna le transazioni online hanno raggiunto i 4,7 miliardi di sterline, di cui il 10% attraverso il mobile, e si stima che saranno 4 volte più grandi nel 2017. Casaleggio Associati ogni anno produce una ricerca sull'e-commerce in Italia che viene presentata alla Camera di Commercio di Milano ad aprile. Dall'ultima ricerca ho estratto alcuni dati. L'e-commerce in Italia dal 2014 al 2013 è un settore in costante crescita, con qualche rallentamento negli ultimi 2 anni, ma quasi sempre con una crescita a 2 cifre, ed ha raggiunto nel 2013 22,3 miliardi di euro. Un settore in totale controtendenza rispetto ad altri mercati e al PIL in regressione.
Attraverso l'e-commerce le aziende italiane possono vendere all'estero e stanno già vendendo all'estero i loro prodotti e i loro servizi, in particolare nell'ambito del turismo e dei prodotti di qualità agroalimentari. La maggior parte delle vendite fatte da aziende italiane riguarda l'Europa, quindi Francia, Germania, Svizzera e Inghilterra, seguita dagli Stati Uniti e dalla Russia, e poi dal Giappone e dalla Cina, che possono avere tassi di incremento molto superiori rispetto a quelli attuali. L'e-commerce sta crescendo in modo esplosivo in tutto il mondo. 1.000 miliardi di dollari di ricavi sono stati sorpassati nel 2012 e nel 2013 sono stati 1,3 miliardi di dollari. Lanciamo ancora i dadi per l'ultima volta e arriviamo all'ultimo ma non meno importante passo di questo giro del Monopoli, legato alla scuola del futuro e all'innovazione. Secondo David Hall, un futurista, l'educazione universitaria avrà una fortissima trasformazione nei prossimi anni, da qui al 2020. Il modello applicato fino ad oggi nelle università, che ha 500 anni di vita, cambierà di più nei prossimi 10 anni di quanto non sia cambiato negli ultimi 100. Alcuni dati su quello che avviene oggi nell'ambito dell'educazione, dei college e delle università negli Stati Uniti. Il valore dell'apprendimento online. Il 51% dei presidi ha dichiarato che i corsi online hanno lo stesso valore dei corsi in aula, quelli tradizionali. Il 70% dei presidi del college ha dichiarato che le loro istituzioni oggi offrono corsi online. Complessivamente l'89% dei college pubblici e delle università statunitensi oggi offre classi online. Il 23% dei laureati ha partecipato almeno a una classe online. Ma questa percentuale raddoppia al 46% per coloro che si sono laureati negli ultimi 10 anni. Tra tutti coloro che hanno partecipato a una classe online, il 39% valuta il valore della classe online equivalente a quello del corso tenuto in una classe tradizionale. Il futuro dell'apprendimento online. I presidi dei college prevedono una crescita sostanziale dell'online learning. Il 15% afferma che gli attuali studenti che devono ancora conseguire la laurea stanno partecipando a una classe online. Il 50% prevede che entro 10 anni la maggior parte degli studenti studierà attraverso classi online. Per quanto riguarda i testi digitali, il 62% dei presidi dei college ipotizza che entro 10 anni più della metà dei testi di studio saranno completamente digitali. Un esempio del cambiamento che sta avvenendo è il portale edX, creato dall'MIT e dalla Harvard University nel maggio 2012. EdX ospita corsi universitari per una grande varietà di discipline, accessibili a chiunque, quindi a un'utenza mondiale, senza costi di nessun tipo. EdX è un'iniziativa no profit e funziona con software open source e quindi non legato a proprietà private. Il 22 luglio del 2014 EdX aveva raggiunto 2 milioni e mezzo di utenti che partecipavano a 215 corsi online. Veniamo ancora alle cattive notizie che riguardano l'Italia. Una testimonianza negativa è quella legata ai fondi UE. La Commissione europea ha criticato il piano dell'Italia per l'utilizzo dei 41 miliardi nei prossimi anni, in particolare per mancanza di una strategia sull'agenda digitale, mancato contrasto dell'abbandono scolastico e il calo significativo dei fondi dell'innovazione. Dei 41 miliardi di euro stanziati, sono stati riservati allo sviluppo digitale solo 1,3 miliardi. L'aumento della diffusione della tecnologia, dell'innovazione e delle reti a livello mondiale sta portando alla scarsità di risorse, quindi di skill, utilizzabili nell'ambito delle aziende e degli stati e delle organizzazioni. Il futuro vedrà quindi una competizione globale per le persone dotate di skill tecnologici e per lo sviluppo delle singole nazioni nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione, cosa che sta già avvenendo negli Stati Uniti, che si sono dotati di programmi mirati all'attrazione di ingegneri, di informatici e di persone con forti competenze tecnologiche dall'estero per supplire alla cronica mancanza di risorse di questo settore, cosa che avverrà anche nel resto del mondo e anche in Italia, che dovrà preoccuparsi di attrarre talenti tecnologici e di mantenere quelli di cui dispone per il proprio sviluppo. Ho citato due date legate a due episodi.
per farvi capire la differenza di velocità che c'è stata e c'è ancora purtroppo tra noi e il resto del mondo. Nel 1998 mi trovavo a Denver, sono entrato in una biblioteca. C'era un grande salone con da una parte i libri cartacei che nessuno però utilizzava e dall'altra parte invece c'era una lunghissima serie di banchi con dei bambini che accedevano a internet seguiti da delle insegnanti che li aiutavano a navigare. Negli anni 2000 mi è capitato più volte di sentire storie di ingegneri in Italia che frequentavano i nostri politecnici che per accedere al computer desktop o PC dovevano chiedere le chiavi perché la stanza in cui erano situati era d'accesso limitato. Dopo aver fatto il giro completo del Monopoli, quali sono le lezioni del gioco? Quali sono le conclusioni che potremmo trarne e quali le azioni da intraprendere? La prima è lo sviluppo di start-up tecnologiche finanziate dallo Stato e dai privati per creare un tessuto di aziende in questo settore in Italia. Quindi la creazione di aree per lo sviluppo tecnologico sul modello del Bay Area di San Francisco, la nascita o la rinascita, perché in Italia ci sono stati grandi gruppi in passato come l'Olivetti di valore mondiale, di un player internazionale italiano che possa competere a livello mondiale nell'ambito tecnologico e informatico e che sia integrato col settore pubblico. Quindi l'attrazione di persone con skill tecnologici in Italia e dall'estero, facendo rientrare studenti che si sono laureati e poi recati all'estero per mancanza di prospettive, laureati in discipline scientifiche. Incentivi per attrarre società innovative in Italia che oggi viceversa sono disincentivate dall'alto livello di tassazione e dalla burocrazia. Ancora, leggi a favore dello sviluppo delle nuove tecnologie, al contrario della protezione delle lobby e dello status quo come avviene oggi. Un esempio è legato alla fiscalità degli ebook che sono tassati per il 22% contro i libri cartacei tassati per il 4%. E infine l'introduzione con un piano almeno triennale delle scuole digitali in Italia. Grazie per la vostra attenzione.